Esecutori vocali della prima furono le celebri sorelle Barbara e Carlotta Marchisio, il tenore Italo Gardoni, il basso belga Luis Agnez, che aveva italianizzato nome e cognome in Luigi Agnesi. Alla prima assistettero Aubert, Meyerbeer, Thomas ed altri compositori. Il giorno successivo, 15 marzo 1864, la Petite Messe fu ripresentata ad un pubblico ancora scelto, ma più numeroso. Il successo fu trionfale. Tu solus, Santus, tu solus, Dominus, tu solus, Santissimus, tu solus.